E intanto grazie anche Antonio per questo ricordo di Ubaldo che mi fa venire veramente un brivido nella schiena perché è una persona a cui abbiamo voluto tutti talmente bene e che mi sembra di vederlo ogni tanto quando arrivo a Palazzo Vidoni mi sembra di doverlo andare a trovare ancora. E quindi e quando una persona dopo tanti anni ancora è dentro di noi così tanto vuol dire che ci ha dato veramente tanto. Quindi insomma grazie Antonio per averlo ricordato. E la relazione che mi era stata assegnata era la pubblica amministrazione a misura del cittadino. Ecco, allora io mi sono andato a guardare intorno, ho visto di che abbiamo bisogno adesso, che amministrazione. E di tutte le cose che sono state dette stamattina, nel pomeriggio, tante, tantissime, metto in evidenza solamente il tema della trasparenza. Fatemi cominciare indegno io. Cominciare come cominciava San Paolo nella prima lettera ai Corinti. Tre cose sono importanti, tre cose ci restano, diceva, speranza, amore, speranza, fede e carità, ma la più importante è carità. Ecco, tre cose sono nell'open government, ci sono partecipazione, collaborazione, trasparenza, ma sicuramente la trasparenza è la più grande. Se avessi tutta la tecnologia del mondo, potessi in un momento solo conoscere tutto quello che mi serve in un click. Ma non avessi chiaro temi di trasparenza e verità, se io non avessi chiaramente, non sapessi come vanno a finire i miei soldi, non avessi la chiarezza di quali sono i risultati dell'azione pubblica in ogni momento, non sarei un cittadino ma sarei un suddito. Non è che non sarebbe cambiato profondamente per me. Questo è quello che. Profondamente su questo ci interroga l'opinione pubblica in questo momento, profondamente su questo ci interrogano i cittadini. Ma essere trasparenti non vuol dire mettere sui siti internet gli stipendi dei dirigenti pubblici. Non è la trasparenza di cui parlo non è la trasparenza del voyeur, non è la trasparenza di guardare, la trasparenza di cui parlo è la trasparenza di chi controlla. È la trasparenza di chi mette in condizione i cittadini di controllare i risultati delle politiche pubbliche. Allora, se noi riusciamo a fare questo salto di qualità, la trasparenza profondamente ci interroga su tutti i tipi di innovazione di cui oggi abbiamo parlato. Noi abbiamo parlato di tre tipi di innovazione sostanzialmente. Abbiamo parlato dell'innovazione istituzionale necessaria in questo paese, dell'innovazione organizzativa, quella di cui citava Mauro adesso, di cui sono profondamente d'accordo, questa nuova managerialità che cerca l'innovazione non come qualcosa in più da metterci come una ciliegina su una torta, ma la cerca nel fare le cose. Se facciamo le cose innovative, l'innovazione ci viene data. Se facciamo le cose di sempre e non cambiamo, non attuiamo le politiche, l'innovazione non ce l'avremo, non c'è un'innovazione da un'altra parte. L'innovazione è immanente, l'innovazione è nelle cose che noi facciamo. L'innovazione organizzativa, l'innovazione tecnologica, cerco di parlarvene brevemente in tutti e tre i casi. Quando parliamo di innovazione istituzionale e di trasparenza, parliamo di introduzione del Freedom of Information Act, parliamo e quindi della trasparenza reale, parliamo della riforma di bilancio, quindi su obiettivi chiari, comprensibili, con una riclassificazione a disposizione dei cittadini, leggibile da parte dei cittadini. Parliamo di governo per budget, parliamo di programmi di mandato chiari, quelli che fanno, che informano l'organizzazione. Mauro ha fatto un lavoro a Reggio Emilia, lui non se ne vanta, ma ha fatto un lavoro di Reggio Emilia che ha rifatto l'organizzazione sulla base dei programmi di mandato. Ecco, questo vuol dire fare trasparenza e organizzazione insieme. Ci interrogano su obiettivi misurabili, sulla rendicontazione, sulla democrazia basata sulla partecipazione, sulle scelte, sull'eliminazione dell'opacità nei finanziamenti pubblici. Quello che fa indignare e fa arrivare a questi risultati che abbiamo visto, la protesta dei cittadini, in gran parte giustificata, non è il costo della democrazia. Il costo della democrazia è indispensabile in una democrazia, ma è lo spreco e l'opacità, l'opacità dei finanziamenti, l'opacità di dove vanno a finire i nostri soldi. Questo ci interroga la trasparenza quando parliamo di riforma istituzionale. Quando parliamo di innovazione organizzativa, la trasparenza deve essere intrinseca. La gran parte dei dirigenti pubblici di questa nostra pubblica amministrazione non sanno quanto costa la loro unità operativa. Non lo sanno.
non possono fare un rapporto beneficio-costi perché non sanno quanto costa, perché una cosa è il personale che non controllano loro, una cosa è la struttura che non controllano loro, forse sanno quanto spendono in carta igienica e in risma di carta, ma non sanno quanto costa. Allora la trasparenza, l'opacità diventa intrinseca nell'organizzazione. Allora l'innovazione organizzativa e la trasparenza vuol dire cambiare, scardinare questo e parametrare costi e benefici mettendo a disposizione della dirigenza un governo per budget vero. Quante volte ne abbiamo parlato, quasi quasi mi stufo a ridirlo, ma innovazione organizzativa e trasparenza vuol dire liberare i dati, ma anche lì liberare i dati non vuol dire sbattere migliaia di dataset incomprensibili per i cittadini sui siti internet, che sono sempre solo i dati che noi vogliamo mettere, che è più comodo mettere, anzi quelli che già ci avevamo, così non abbiamo fatto neanche lo sforzo, ma quelli che avevamo li prendiamo e li abbiamo sbattuti dentro sui siti internet in formato CSV, che guardate gli accessi, io sono andato a guardare gli accessi a questi dati aperti attualmente, ridicoli, nessuno li guarda. Allora dati aperti vuol dire mettere in condizione i cittadini di guardare i dati e di guardarli e di poterli interpretare, di costruire degli indicatori, costruire dei benchmark diacronici e dei benchmark sincronici, mettere i cittadini in condizione di capire se la loro amministrazione va meglio o peggio dell'amministrazione omologa della regione accanto. Allora lì forse entreremo nell'innovazione organizzativa, sarà scardinata dalla trasparenza. Allora vedete che la trasparenza non è un fatto buonista, non è un volemo se bene, perché oppure lo dobbiamo dire per forza perché tanto mo c'è Grillo e quindi mettiamo sopra un po' di qualche spruzzata di trasparenza, vediamo se ci crede. No, è un potente mezzo per scardinare un'amministrazione sostanzialmente che dall'opacità può trovare solamente la sua conservazione peggiore. Ma trasparenza è anche innovazione tecnologica, e l'innovazione tecnologica, trasparenza è quella che chiamiamo PA 2.0, cioè la capacità di utilizzare l'intelligenza collettiva, la capacità di utilizzare l'intelligenza dei cittadini, la capacità di governare con la rete. Quindi che vuol dire governare con la rete? Vedere la complessità che sta fuori dell'amministrazione, non come un caos pericoloso, ma come una grande ricchezza. Allora questa trasparenza è quella che ci serve. Questa trasparenza certo è non potrebbe essere che attraverso le tecnologie, ma non è una trasparenza tecnologica, è una trasparenza della nostra capacità di governo. Ecco, questo è quando siamo partiti tanti anni fa con Forum PA, siamo partiti con la 241, ve la ricordate? Noi siamo partiti nel 90, la prima quindi era stata appena, stavamo lì, noi abbiamo fatto la prima manifestazione a maggio, il 241 non mi ricordo di che mese era, però agosto, però era in preparazione, tant'è che fu il centro della nostra, ecco. Allora lì pensavamo in maniera forse un po' illusoria, pensavamo che questo fosse, quella legge fosse, potesse scardinare. Ecco, quella legge non ha scardinato, anche perché dobbiamo fare ancora un grosso sforzo, mi dispiace di dirlo, qui c'erano tantissimi amministrativisti, ma dispiace di dirlo davanti a tanti amministrativisti, ma dobbiamo fare un grosso sforzo per normalizzare i rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini, e probabilmente dobbiamo ripensare anche alle basi del nostro diritto amministrativo, perché l'interpretazione difensiva che il diritto amministrativo ha dato in Italia, difensiva della pubblica amministrazione, non ha aiutato. Non ci ha aiutato, non ha aiutato la 241, non ha aiutato la trasparenza. Allora se in questo modo andiamo, se riusciamo a usare la trasparenza come vettore di innovazione istituzionale, organizzativa e tecnologica, forse questo con le parole di Adriano nel celeberrimo libro della Yourcenar, Adriano dice: vedo arrivare un inverno dello spirito, che da molti indizi mio malgrado vedo arrivare. Ecco, io vedo un inverno dello spirito che vedo arrivare da molti indizi. Questo inverno dello spirito non lo possiamo contrastare se non con un incremento importante e significativo di trasparenza nelle nostre amministrazioni. Le nostre amministrazioni, il nostro government, amministrazione e politica, devono fare veramente un grande sforzo per rimettersi a disposizione dei cittadini aprendo porte e finestre, e quindi soprattutto guardando fuori.
L'amministrazione che guarda dentro, l'amministrazione che guarda se stessa è destinata per definizione al fallimento. Grazie.